Ciao raga, e rieccoci qua sul secondo episodio delle robe furbuffe fatte e capitatemi in Giappone, e stavolta si parla di una roba che tutti abbiamo a cuore in un modo o nell'altro. Sia in Italia che in Giappone, però non prendiamoci in giro, in tutto il mondo funziona che, per ovvi motivi, la gente è legata al cibo. È vero che ci sono quei posti in cui si dice, vabbè, ma lì mangiano per vivere, noi viviamo per mangiare. Sì, ma anche no, nel senso che ci sono in tutti i luoghi del mondo la gente, oltre che sfamarsi per sopravvivere, ci tiene a mangiare comunque un minimo bene. Non ce la contiamo. E sicuramente il Giappone è uno di quei paesi che nel corso del tempo ha dovuto adattare, per motivi anche piuttosto particolari, la sua dieta in maniera considerevole. Perché faccio un discorso così generale? Perché ci sono stati, che ne so, episodi in cui imperatori o imperatrici dicevano: secondo le norme buddiste non si mangia carne e quindi vietiamo il consumo di carne in tutto il paese. E quindi ci sono stati luoghi in cui la gente ha dovuto arrangiarsi con solo verdure, e quindi hanno trovato mille modi diversi di cucinare verdure. Addirittura c'è gente che ha trovato sempre modi più creativi per cucinare il pesce, per dire. E quindi, appunto, c'è una cultura alimentare storica, non da poco, ovviamente, che differisce se si era più a sud o più a nord, se si era più interni o più legati alle coste. Ma invece che straparlare in questo modo, preferisco dirvi quella che è stata la mia esperienza. Già l'altra volta vi avevo accennato a un piatto, nello specifico, che era un piatto gigante di yakimeshi, quindi di quello che noi chiamiamo riso alla cantonese, comunque riso cinese fritto, con cui mi hanno accolto lì a casa, che era mega buono. Ma è stato il giorno dopo che è arrivata la prima vera botta di cucina giapponese casalinga, di cui vi parlo dopo perché voglio cominciare con una piccola cosina. Allora, voi sicuramente conoscerete gli onigiri. Li avrete visti in anime, in serie e quant'altro. Sono molto famosi e ci sono anche un sacco di sticker, di merchandising a riguardo, perché sono abbastanza iconici, che sono le polpette di riso tipicamente a forma triangolare, perché la forma triangolare è quella, diciamo, un po' più carina e per la quale ci serve un po' più di skill per farla. Io ci ho provato, mi hanno provato a insegnare a fare gli onigiri, appunto sono riuscito a farle, diciamo, quadrate, perché alla fine basta che a pallotto lì ti metti il sale sulle mani, prendi il riso appena cotto e lo appallottoli, e ce la si fa. E prima di appallottolarlo ci metti dentro, che ne so, un umeboshi, quindi una prugna salata o del tonno o altre robe, e poi l'appallotto e ci sta. Per fare la forma triangolare serve un attimino più di tecnica, che io non ho ovviamente appreso perché ho le mani fatte di cacca. Quelli sono gli onigiri, appunto, classici, quelli che anche all'estero sono famosi e conosciuti. Immaginerete la mia sorpresa quando ho scoperto che però non tutti gli onigiri sono uguali. Perché? Perché il primo weekend che ero là mi sono fatto un giro per quella che è la periferia, una dei quartieri periferici, che è l'enorme, diciamo, quartiere o distretto, possiamo chiamarlo, di Suma, che è quello che tra l'altro ha la spiaggia più bella, che appunto dà sul mare e ha un sacco di cose carine, tra cui un acquario, scuole e altri edifici, tra cui un ristorante che si occupa solo di onigiri, ma di onigiri di Okinawa. E voi direte: gli onigiri di Okinawa che c'hanno di speciale? Figa, non hanno niente a che vedere con gli onigiri classici, perché sono questa roba qua. Sono onigiri, questo diciamo la locandina, il menu di quel ristorante nello specifico, che si chiama Seven Colors, di cui vi farò vedere sicuramente delle foto e la locazione sulla mappa. E come vedete, gli onigiri di Okinawa sono praticamente dei sandwich. Nel senso che quello che vedete in scuro ovviamente è l'alga, c'è il riso e poi in mezzo cose tra cui uovo, pesce, anche avocado, carne, salse varie, e costano, diciamo, una miseria, nel senso che 290 yen, 300 yen per una robina così, vi assicuro che già questo qui, che è il più piccolo, vi sfama non poco. Roba che vi sfama a questo livello e costa meno ed è comunque sana e buona, l'unica roba che ho trovato è tipo
i butaman, quindi come si chiamano, diciamo i ravioli ripieni di carne che trovate nelle Chinatown giapponesi, con la forma di maiale, tra l'altro, con la faccina del maiale, che costano 100 yen, ok? Però questa è una roba già più particolare e sono buonissimi. Sono buonissimi, ho riscoperto il mio amore per l'avocado, tra l'altro, quindi niente, già questo mi ha sorpreso, ovvero che io avevo un'idea in testa degli onigiri che era tutt'altra ed è stata una piacevolissima scoperta e mi ha fatto venire ancora più voglia, prima o poi, di andare a visitare Okinawa. Poi, la birra. Ora, la birra giapponese di rado la vediamo servita anche qui in Italia o in Europa. Perché? Perché i marchi principali delle birre giapponese, che sono Asahi, Kirin e Sapporo, hanno degli stabilimenti sparsi per l'Europa. Mi sembra che per esempio la Kirin abbia delle fabbriche sia di, diciamo, imbottigliamento, ma anche forse di produzione in Germania. Però tra la roba che magari viene smerciata qui nei mercati europei e quindi a volte fatta con gli ingredienti europei rispetto alla birra proprio appunto giapponese fatta in Giappone, è tutta un'altra cosa, tutto un altro sapore. E ho trovato anche un sacco di birrerie, beh, non un sacco, ma un discreto numero di birrerie artigianali, tra cui una che sta sempre a Kobe, in quello che è il quartiere di Motomachi, e anche quello ve lo lascio in descrizione, ve lo faccio vedere un attimo perché fanno una birra che è spaziale. Ma non immaginerete la mia sorpresa nella birra che ho trovato, non locale, perché probabilmente la maggior parte di chi mi segue lo sa, io vivo in provincia di Cuneo. Ok? E quindi immaginate la mia sorpresa quando a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, in un supermercato molto piccolo e nascosto, perché non era, sai, un Raifu, quindi quella catena di supermercati giapponesi dove dentro ci trovi di tutto, anche roba che viene dall'estero come alimentari. Infatti ci ho trovato la Nutella una volta. E non era neanche un Cardi. I Cardi sono un'altra sorta di catena dove praticamente è famosa per il caffè, però in realtà dentro ci trovi dolci o in generale cibo che viene principalmente dall'estero, quindi ci puoi trovare dalla pasta della De Cecco a salsa guacamole di marchio messicano fatta in Messico e importata là. Ma non era in negozi del genere, bensì in un negozio sottoterra davanti ai tornelli della metro, di una metro di una linea solo cittadina, tra l'altro, e ci ho trovato la birra del Baladen. Che ok, se siete fuori dalla provincia di Cuneo o del Piemonte potreste non conoscere, ma la Baladen fondamentalmente è un marchio di birra nato nella provincia di Cuneo come birra artigianale, ok? Adesso si sono estesi molto e infatti la birra che ho trovato lì, oltre la birra Baladen chiamata nazionale, era la birra Pop al bergamotto. La mia famiglia ospitante è impazzita per la birra al bergamotto, tanto che mi hanno chiesto di portarla più volte. Immaginatevi la mia sorpresa anche quando io la spiegavo. Ah, questa birra viene dal mio Furusato, viene da dove sono cresciuto. Wow, che figo! E quindi ogni volta che passavo di lì a Sannomiya, che non mi era molto pratico in realtà passare a Sannomiya, perché la mia scuola e i luoghi che di solito frequentavo stavano nel quartiere di Motomachi, che è tipo 500 metri, un chilometro di distanza. Però, sai, quando magari facevo un salto al round one, che era lì attaccato alla stazione, una birrozza, anzi un po' di birrozze italiane me le prendevo. E a proposito di birre, la famiglia che mi ospitava aveva le casse di lattina di birra in cucina ogni sera a bersi una birra. Per salutare la giornata e per dare modo di godersi la vita. Tanto che mi hanno preso per il culo più volte perché bevevo acqua. Perché loro tutte le sere bevevano birra, al massimo il tè col ghiaccio, e io bevevo sempre l'acqua. E sono diventato un meme. E tra l'altro, sempre parlando di cibo, uno dei motivi per cui sono diventato un meme lo vedete qua. Io quella che sto indossando adesso
È una maglietta che ho trovato a un Furugiten, quindi a un negozio di vestiti usati, che era più che altro, in realtà era tipo un hard off, quindi era negozio di usato in generale con reparto vestiario. Ho trovato questa che, boh, probabilmente nessuna, me l'hanno detto chiaramente, nessuna persona giapponese la indosserebbe andando in giro, quindi è una roba che urla Gaijin fortissimo, proprio Gaijin poi. Perché? Perché è la maglietta dell'Ochatsukenori. Ochatsukenori, dovrei avere addirittura una foto con questa maglietta e una busta dell'Ochatsukenori, che è fondamentalmente un condimento, una serie di condimenti fatti apposta per l'Ochatsuke. Ovvero, quando ti avanza il riso in bianco dalla sera prima a cena, oppure quando ti vuoi fare uno spuntino e hai del riso avanzato, piuttosto che mangiartelo così o riscaldartelo al microonde, ci metti dentro il tè verde, ti ci fai la zuppina e per non mangiarti solo riso e zuppina di tè verde, ci metti lo chatschenori, appunto, che quindi, che ne so, è un condimento che magari può avere l'insaporimento al salmone, con le alghe nori, eccetera. E sono diventato un meme vivente anche per questo, perché ci ho girato più volte. Ma i complimenti che mi hanno fatto per tutta una serie di cose, o tutte le risate che ci siamo fatto per il mio essere in qualche modo di tanto in tanto Gaijin, poi ce li vediamo ancora la prossima volta. Ok, prima vi accennavo di quando il primo giorno che sono arrivato mi hanno fatto trovare appunto questo piatto di yakimeshi gigante davanti alla faccia. Avevo una fame boia, come già vi ho raccontato. Ma quello è stata la punta dell'iceberg, perché mi hanno voluto cucinare, far assaggiare una serie di cose che non avete idea. Abbiamo cucinato insieme, beh, cucinato insieme è una parola grossa, però mi hanno anche fatto provare a fare alcune cose. Abbiamo fatto. Sì, continuo a usare il plurale maestatis, ma immeritato. Diciamo che mi hanno fatto assaggiare l'okonomiyaki, che è venuto da Dio anche perché la madre della famiglia ospitante è della prefettura di Hiroshima, e la prefettura di Hiroshima è quella dove si dice si faccia l'okonomiyaki migliore in assoluto, e infatti ha dato sfoggio delle sue abilità. Visto che Kobe è comunque attaccata a Osaka, c'è stata più di un'occasione in cui abbiamo fatto un takoyaki party, il takopa. Di cui tra l'altro trovate un esempio di come è andata una di quelle serate nelle storie che ho caricato. La sera subito dopo che sono arrivato mi hanno fatto il sukiyaki, sukiyaki, madonna mia, che. Ah, credo che sia diventata automaticamente una delle mie cose preferite in assoluto. Come ve lo spiego? Perché io ho paura di dire una baccata. Perché? Perché a spiegarlo volgarmente sembrerebbe tipo lo hot pot cinese, che c'è un ristorante a Torino e ce ne sono un sacco di altri in giro per l'Italia di sicuro. Praticamente considerate che c'è una pentola che continua a ribollire in mezzo al tavolo. Che appunto fa fondamentalmente una pentola piena di. Con una zuppa dentro piena di verdure, eccetera. Tu ci butti la carne dentro, che si cuoce, poi la cacci fuori, la immergi magari ancora in quella che è una crema di uovo sbattuto e poi te la mangi, che è top, già fatta così. Il problema è che io temo che quello non sia esattamente la definizione di sukiyaki, perché è uguale a quello che viene chiamato anche shabu shabu, ovvero che credo si riferisca, diciamo, alla tecnica di cottura, che consiste nello stesso procedimento: tu ti prendi con le bacchette un pezzo di carne crudo, te lo immergi finché non si cuoce, e appunto fai questo movimento qui, che da questo credo che derivi l'onomatopea shabu shabu, e poi te la mangi. E quindi io a oggi non ho capito il sukiyaki. Se questa roba è la stessa cosa, se dire shabu shabu o mangiare sukiyaki è la stessa cosa, o se sono due cose completamente diverse, fatto sta che tutte e due le robe mi sono piaciute tantissimo. E tra l'altro, mangiare carne shabu shabu mi ha permesso di mangiare effettivamente carne di Kobe senza spendere un botto per mangiare una bistecca. Carne di Kobe che tra l'altro, appunto, io non ho mai mangiato la bistecca perché costava un fottio. Abbiamo però comprato il macinato,
di carne di Kobe con la quale ho fatto io per loro degli hamburger una sera e abbiamo comprato questi tagli di carne molto sottili per fare shabu shabu una volta. E qui entra il capitolo di ciò che io ho provato a fare per loro, perché come vedrete anche qui dalle storie, io ho fatto la carbonara una volta, altre volte ho provato a fare per loro il risotto. Mi ero portato del parmigiano dietro, tra l'altro. Come dire, è andata, anche gli hamburger non erano male, però davvero niente in confronto alle robe super che mi hanno fatto mangiare loro, quindi devo migliorare sia a cucinare italiano per quando vado in Giappone perché voglio fare robe buone per le mie nuove amicizie, sia voglio imparare a cucinare due o tre cose semplici giapponesi fatte per bene, soprattutto voglio imparare a dare la forma triangolare agli onigiri perché a oggi non sono capace. Ah, in ultimo, il discorso catene, sempre parliamo di catene di ristoranti o simili, mi ha stupito, continua a stupirmi perché in Italia non siamo minimamente abituati, secondo me, a questa cosa, di questa enorme presenza di catene per qualsiasi cosa. Nel senso che in Italia, che ne so, abbiamo la Conad, abbiamo la Coop, avevamo la Auchan, che però è francese. Comunque, ci sono poche catene di supermercati e ancora meno catene di ristoranti. O sono cose estere, tipo il McDonald's o il Burger King, che comunque non sono così iperdiffuse. Se no, sì, ci sono cose come la Piadineria o simili, ma come dire, siamo molto più, lo è anche il Giappone in questo senso, però tendiamo molto più a essere appunto un paese di piccoli medi imprenditori che hanno il proprio ristorante o magari la loro piccola catena e niente che si diffonde proprio sul territorio. Cosa invece che mi ha stupito del Giappone, ci sono un botto di catene per un sacco di cose. Esempio, se voleste mangiare degli ottimi donburi, quindi le ciotole di riso con sopra le cose, sicuramente ciò che vi consiglio, ah, non mi ricordo mai il nome esatto, Yoshinomiya, forse. Ok, vabbè, ve lo faccio spawnare da qualche parte, tanto c'è il nome scritto in romaji, che è appunto una catena dove si mangiano dei donburi che sono buonissimi e sono stagionali, tra l'altro, quindi in base alla stagione li trovate con appunto ingredienti diversi e lì ho scoperto delle cose che a oggi mi fanno davvero scassare, del tipo il donburi che ha l'uovo e la carne di pollo si chiama Oyakodon perché Oyako significa genitore e figlio in relazione al fatto che appunto c'è l'uovo e la carne di pollo. Mentre invece, ovviamente, se c'è invece la carne di pollo, la carne di manzo, si chiama Tanindon, cioè il donburi non degli sconosciuti, sì, praticamente il donburi degli sconosciuti. E niente, io amo alla follia questo tipo di cose. E poi, altre due catene di cui mi sono innamorato per altri motivi sono il Curry & Co., mi sembra si chiami, che è appunto dove si mangia il curry rice, perché in giapponese e in Giappone appunto il curry non è solo la spezia, è proprio un tipo di piatto, quindi si intende riso con accompagnato carne con un sughino, una salsina. Ho scoperto tra l'altro che nel curry ti ci puoi far mettere anche il natto, cosa per cui sono impazzito. E qui arriviamo a qui col so che sembra strano, ma col natto arriviamo alle catene di cucina italiana e alla cucina italiana in Giappone in generale. Mo, per formazione personale e per mia grande fortuna, non sono un cagaminchia, nel senso che non vado a mangiare pizza e pasta all'estero pretendendo che sia come me la fa nonna. Anzi, io adoro andare a mangiare italiano all'estero proprio per vedere come me la arrangiano nei modi più assurdi. Perché sono anche molto fortunato ad essere una persona a cui piace praticamente tutto. Io sono contento di mangiare, ok? E quindi le catene italiane in Giappone mi hanno sorpreso non poco, o meglio, c'è forse una catena che sconsiglierei, ma non perché è cattiva, perché non è niente di speciale, perché partono dal presupposto sbagliato.
Mi spiego meglio. Questa catena nello specifico si chiama Jollypasta, che davvero. Qual è il problema di Jollypasta? Non che le cose che fanno sono cattive, è che a differenza dell'altra catena rivale, che da questo punto di vista è molto meglio, cioè la Saizeria. Saizeria? No, Saizeria. La Saizeria fa cibo italiano adattato magari un po' al gusto giapponese, infatti non vi stupirà trovare, non sarà così improbabile trovare la pasta con l'alga nori e le tobiko, quindi con le uova di pesce, che l'ho provata proprio a un Saizeria, è ottima. Però appunto si cercano di rifarsi comunque alla cucina italiana e ci sta un sacco, infatti non c'è Saizeria che non abbia sempre una fila gigante davanti. Jollypasta è molto meno frequentato, ma perché? Perché fondamentalmente loro non fanno la cucina italiana come se la immaginano loro. Loro si rifanno alla cucina statunitense e all'idea di cucina statunitense di cos'è la cucina italiana. Quindi fanno un giro di Pippo pazzesco e non c'entrano in questo senso il bersaglio. Infatti, da Jollypasta si possono vedere, che ne so, i classici stereotipi statunitensi sulla cucina italiana, quindi il tizio con i capelli tipo i miei, ma più scuri e più riccioli in realtà, con scritti in inglese e come conclusione mamma mia o robe del genere, mentre invece nel Saizeria è molto più ricercata anche l'atmosfera, perché vedi, che ne so, la scena di Dio ed Abramo della Cappella Sistina di Michelangelo appesa da una parte, vedi la rappresentazione dell'inferno dantesco come era appunto raffigurata nell'edizione della Divina Commedia da un'altra. Insomma, è già più. Ci tengono già di più a voler avvicinarsi all'Italia un sacco. Poi, appunto, per me non è un problema. Appunto, ripeto, Jollypasta non è che ha fatto cagare. Però in confronto consiglierei di andare a un Saizeria. Sono anche più fantasiosi da quel punto di vista. E altra cosa interessante, non era una catena, ma era un piccolo ristorantino che sembrava quasi un'izakaya, in realtà, che avevo attaccato a casa, chiamato Osteria, che aveva proprio come nome Osteria Gattignà. Ed era questo ristorante tenuto da quest'uomo mega simpatico, questo fondamentalmente un giovane uomo, avrà avuto massimo 35 anni, mega simpatico, che si sentiva da fuori, aveva Radio Italia, non sto scherzando, aveva Radio Italia a palla nel ristorante. Siamo entrati e, boh, lui preso benissimo dal fatto che io fossi italiano, ovviamente. Lui è stato in Italia, che ha studiato cucina per un po', da quanto ho capito, e poi è tornato indietro. E ha fatto delle robe pazze, ha fatto degli gnocchi che erano la morte loro. Faceva delle pizze ottime. Il forno non era a legna, ma per come era strutturato il palazzo era impossibile che potesse tenersi un forno a legna lì dentro. Però tanta roba, si fa arrivare il prosciutto di Parma dall'Italia e tutta una serie di cose. Quindi è uno che ci tiene particolarmente, tanto che un giorno sono andato con lui nel suo food truck e ci siamo fatti, diciamo, una giornata di, diciamo, lavoro. Per lui era lavoro, io ero lì per dare una mano e per la presa bene. E perché così la gente si è presa bene anche a vedere me che ci lavoravo e ci siamo divertiti un sacco. E tra l'altro, quel giorno nel food truck abbiamo fatto dei domburi, quindi il classico riso con sopra le cose, ma domburi in stile italiano, nel senso che non aveva proprio ingredienti italiani, o meglio, c'erano i pomodori. Però c'era tipo l'itadon, che era un, appunto, domburi, ciotola di riso con sopra pomodori, carne di maiale e tipo basilico in fondo, così da fare la bandiera italiana. Queste cagatine, beh, cagatine, in realtà era ottimo. È stato bellissimo. E per concludere, sempre come. Vabbè, per concludere, aspetta, perché per concludere con la pasta, un'altra catena strettamente giapponese, che però ha delle influenze italiane, è quella che io chiamo molto più semplicemente Goemon Spaghetti, perché c'ha un nome più lungo, però io la chiamo così per semplicità. Goemon Spaghetti Ten, che è appunto questa catena dove si fanno spaghetti, non ramen, proprio spaghetti, in un sacco di modi.
appunto con ingredienti strettamente nipponici, altre volte invece sempre con ingredienti giapponesi si prova a fare magari una carbonara o altre cose, e io mi sono innamorato di quella catena. Credo di avere almeno un paio di foto dove mi ingozzo come un maiale. Ed è stato veramente bello. E quindi wow, davvero. E tra l'altro, mai da solo, nel senso che ogni volta che mi ingozzavo era perché ero circondato da gente. Perché altra cosa del Giappone che dovete sapere è che se vi volete beccare in giro, magari la sera, non è che si va a fare aperitivo, si va all'izakaya e sì, si beve, ma si mangia anche. Cioè, ogni volta che si esce si mangia qualcosa, non il tagliere con le due fettine di salame, proprio si mangia tempura, si mangia robe, quindi preparatevi, potreste prendere qualche etto, non ve ne preoccupate più di tanto però. Perché però siamo arrivati alla cucina italiana con il natto? Perché una sera ci siamo detti prendiamo le pizze, e in Giappone principalmente le pizze, se non appunto da cose come Saizeria o da ristoranti singoli, le prendi da due catene, o Domino o Pizza Hutto. Abbiamo preso la pizza più volte, mi sono sorpreso di come la pizza in Giappone sia un piatto inteso di condivisione, nel senso che si prendono più pizze e ogni persona prende una o due fette di ogni pizza, non esiste che una persona si mangi una pizza intera. E soprattutto le pizze sono una cosa come di questa circonferenza, nel senso una circonferenza che sarebbe in un piatto piano neanche tanto grande, non come da noi che appunto è una cosa decisamente più grande di circonferenza. Infatti le sere che abbiamo preso la pizza io me ne prendevo almeno una in più di taglia L, perché la taglia diciamo regolare poi viene considerata taglia M, io ne prendevo una taglia L che fondamentalmente era come una pizza normale. E me la mangiavo da solo, perché appunto se no era pochino. E una sera mi sono detto, ma perché, cacchio, sono in Giappone? Perché in una pizza, magari alla Pizza Hut, cioè al Domino no, ma perché non c'è la pizza col natto? Perché io mi sono innamorato del natto, io lo volevo provare, l'ho assaggiato una volta e bam, mi ha preso, proprio accalappiato tantissimo. E quindi volevo metterla, volevo una pizza col natto. Non c'era, per fortuna avevamo il natto a casa e me lo sono messo su una margherita, è stato bellissimo. Ammetto che potrei aver esagerato quando sulla stessa fetta ci ho messo sia gorgonzola che natto. Ma non è andata neanche così male. E quindi niente, io vi consiglio di andare in Giappone per farvi la pizza margherita del Domino's e metterci il natto sopra. O vedete se c'è una pizzeria che ve lo mette in automatico, perché il natto è la cosa migliore a cui potreste esperire sulla faccia della terra. Non ci credo neanche così tanto, però il natto è buono, dai. Niente, questo video delirante è finito, di nuovo. Spero non sia durato troppo. E tipo nel prossimo video, cioè, o meglio, il prossimo video di questa mini rubrica sarà dedicata a un sacco di robe iper varie, infatti non so se addirittura ne devo fare due. E tra l'altro vi sto raccontando principalmente di cose successe a Kobe, perché, ah sì, beh, del cibo che mi viene in mente di particolare, vi posso dire che a Kyoto mi hanno chiesto tipo 1600 yen per mangiare il tofu bollito, che è una specialità di Kyoto a quanto pare, mi hanno un po' spennato. Dubito che ci sia un giapponese disposto a spendere 1600 yen per del tofu bollito anche se a Kyoto. È vero che era figo perché era attaccato al Nanzen-ji, quindi a uno dei templi più fighi buddisti di Kyoto, però che palle. C'era anche un'altra cosa che mi sono fatta a Kyoto? Vabbè, la birra Kirin, perché mi sa che perché è tipo originaria di lì. E boh, altre cose, ma comunque no, lasciate perdere questo delirio finale. La prossima volta, appunto, altre robe che sono successe sempre a Kobe, e poi bisognerà parlare un po' anche di Himeji e oddio, di Osaka no, più di tanto, di Kyoto sì, perché sono successe delle cose un po' matte in quel weekend, e a Tokyo.
Ma appunto ci becchiamo una prossima volta. Prossimo video, proprio come prossimo video, forse un vlogghino pazzo che non c'entra niente con quello che faccio di solito. E il video sulla letteratura giapponese, boh, non so. Il prossimo capitolo di quella rubrica è dedicato a un big argomento che devo capire come strutturare bene, eccetera, quindi credo che prenderà tanto tempo. Ah, e torno tra l'altro in Giappone ufficialmente questo maggio. Parto fine aprile, torno metà maggio, quindi immagino che vi farò delle storie istantanee. E niente, quindi se voleste dei video proprio sul luogo, scrivetemelo nei commenti e vedrò che posso fare. Boom, a mega presto e seguite il canale di Storie un tanto al chilo, che abbiamo ricominciato a ripubblicare puntate nuove del podcast, e il mio canale di ASMR per nuove letture.